Buonasera a tutti. Buonasera, questo è il mio primo video su YouTube, sul mio canale Portieri Nostalgia. Allora, diciamo qua come vedete, qua ho di qua il mio idolo Angelo Peruzzi e da questa parte qua ho i guerin sportivi, vi posso far vedere, guerin sportivi delle varie annate, tutte le annate dei guerin sportivi. Dove faccio le mie ricerche e trovo veramente di tutto, ovviamente non solo lì, le ricerche poi sono su computer e dappertutto. Comunque diciamo che questo canale è fatto principalmente per parlare di, come avete capito, di portieri e portieri nostalgici, perché sono sempre stati i miei preferiti e penso che portieri italiani, ma anche portieri di altre nazioni, sono stati, diciamo che adesso ecco i portieri, chiamarli portieri mi sembra veramente un eufemismo, perché ormai non sono più portieri, sono giocatori di movimento, una volta erano portieri, una volta erano portieri veri e oggi ho fatto questo video, il mio primo video, perché oggi ci sono state diverse cose che ricordano proprio questi portieri nostalgici che parlavo. Allora, la prima cosa è sicuramente oggi è l'anniversario della tragedia di Superga e ricordiamo tutti il grande Torino, ricordiamo nel senso che ovviamente io come tanti di voi non l'ho mai visto giocare, però penso che qualsiasi appassionato di calcio, ma non solo, si ricordi del grande Torino. E il portiere del grande Torino era il mitico Valerio Bacigalupo. E come non ricordarci di lui in questa giornata, un grande portiere e una grande squadra. Quindi, il primo che volevo ricordare, ecco, ho fatto questo video anche giusto per ricordare questa cosa. Oggi poi anche il compleanno di Massimo Cacciatori che ha fatto la storia della Sampdoria e della Lazio. È vero che poi diciamo che sono successe un po' di cose, calcio scommesse, non calcio scommesse, però Massimo Cacciatori lo ricordiamo veramente un grande portiere, soprattutto forse nella Samp, ma ha fatto veramente la storia, comunque un ottimo portiere. Terzo, che però secondo me ve lo metto come prima cosa, perché oggi per me è successa una cosa che è una delle cose più belle, se non la cosa più bella, penso che possa accadere a un portiere. Allora, intanto vi faccio vedere la Gazzetta che gli ha dedicato un trafiletto. Allora, vediamo se lo riuscite a vedere. Qua che parla del Vicenza, ok? Un trafiletto qua sulla Gazzetta di oggi che parla del Vicenza, che praticamente dice che il nome di Ernesto Galli, portiere del Vicenza, che sfiorò lo scudetto nel 77-78 e morto nel novembre scorso, sarà per sempre sulla sua porta allo stadio Menti. Una targhetta che ricorda le 137 partite in questo club sarà posta oggi prima dell'inizio di Vicenza-Brescia, così come sarà svelato un grande murale a lui dedicato sotto la curva. Perché proprio oggi? Perché Galli ha disputato anche 166 gare con il Brescia. Quindi io ho visto questa targhetta e questo murale. Io vi dico solo una cosa, ragazzi, andate sulle mie pagine social per vedere questa targhetta e questo murale, perché una cosa così bella penso che non sia mai accaduta nella storia e per un portiere penso che sia la cosa più bella che possa succedere, perché avere io faccio il portiere a livello dilettantistico, però veramente avere una targhetta sulla propria porta e venire ricordato, quindi tutte le partite avere una targhetta lì, penso che non ci sia cosa più bella. Quindi oggi ho veramente voluto fare questo video, il mio primo video su questa pagina per dirvi questa cosa e ripeto. E se volete seguirmi sempre sulle pagine social, sempre come Portieri Nostalgia, vedrete questa cosa, questo murale, questa targhetta, perché secondo me è veramente una cosa bellissima, stupenda e complimenti vivissimi al Vicenza perché non ci sono parole per la bellezza di questo gesto. Quindi niente, ragazzi, oggi ho voluto fare questo breve video, mio primo video. Poi piano piano cercherò di fare
anche giusto magari un montaggio, così vi farò vedere anche giusto le immagini magari dei portieri che ho nominato e giusto le immagini magari come oggi vi potete far vedere le immagini di questa targhetta e questo murale. Piano piano vi prometto che mi attrezzerò in tal modo. Però oggi volevo veramente dedicare questa cosa e dirvi questa cosa perché è stato secondo me un gesto bellissimo da parte del Vicenza per il loro portiere. Quindi niente, vi saluto, se vi è piaciuto il video lasciate un like e magari mettete anche un mi piace alla pagina e a risentirci al più presto con altre novità sui portieri nostalgici. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buona serata.